Biofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un video nuovo sul canale in quanto vi avevo chiesto su Instagram se sareste stati interessati a scoprire cosa nascondo dentro il mio Kindle e voi, la maggior parte di voi più o meno, mi ha risposto di sì, quindi eccoci qui. Dopo avervi parlato della mia esperienza con il Kindle, c'è il video sul canale, vi parlo di cosa al momento, a febbraio 2018, ho sul Kindle. Quindi tutti i libri che ci sono in questo aggeggino meraviglioso che mi ha cambiato la vita. Ho magari qui accanto a me la cover, senza che vi mostro ogni volta la cover dal Kindle, anche perché in bianco e nero non è per niente bello, però insomma potete vedere che sono un bel po' di cose che devo mostrarvi e quindi vi metto la cover qui e vi parlo un po' della trama, sempre che io la sappia, perché molte cose magari me le hanno mandate e io non so o non mi ricordo di che cosa si parli. La prima trilogia che ho sul Kindle e che attualmente è in lettura è quella di The Falconer di Elizabeth May, questo fantasy meraviglioso dove si parla di fate, quindi ho sia The Falconer, che è il primo volume di questa trilogia, sia The Vanishing Throne, secondo volume, e terzo e ultimo volume The Fallen Kingdom. Sebbene io li abbia anche in cartaceo, ho preferito averli anche qui sul Kindle perché comunque è molto più semplice leggere, è molto più semplice andare a trovare la parola in inglese che non conosco perché ci clicco sopra, c'è la traduzione o comunque il significato dal dizionario e quindi mi è molto più semplice perché comunque è un inglese abbastanza difficilotto appunto per quanto riguarda i termini. Quindi la prima trilogia che è presente sul mio amato Kindle, che non ha ancora un nome, dobbiamo trovargli un nome, è quella di The Falconer di Elizabeth May, che mi sta piacendo tantissimo. Appena la finirò vi farò la recensione. La seconda cosa che ho sul Kindle è un racconto, un breve racconto di 50 pagine, tutto italiano, di Francesca Bandiera, che si chiama Corrosione. Me l'ha mandato questa ragazza 17enne e devo ancora leggerlo, però sono molto molto curiosa, non so bene di cosa parli, è presente appunto solo in ebook, quindi me l'ha mandato in modo che io poi lo leggessi e ve ne parlassi. Appena lo farò ve ne parlerò. Comunque stracomplimenti a Francesca per aver pubblicato questo piccolo racconto. Vedo poi The Young Queens, ovvero praticamente una sorta di prequel a Three Dark Crowns. E da quel che ho capito, questo è uno e sono circa 100 pagine e poi dovrebbe uscirne un'altra parte e poi in cartaceo ad aprile, cosa che io comunque comprerò, quindi se entro aprile non riesco a leggere queste 100 pagine mi prenderò il cartaceo, che appunto conterrà The Young Queens, che ci narra un po' la storia di Mirabella e tutte le altre, Arsino e Caitlin, credo Caitlin, una roba del genere, il nome della terza, da quando sono nate, poi fin quando siamo arrivati noi agli avvenimenti di Three Dark Crowns, e poi c'è questa seconda parte che, non so, credo si chiami Queens of Fairy, Fembeard, non lo so, comunque vedremo, per ora questo qui, e vorrei leggerlo comunque prima che arrivi aprile, quindi sia la seconda parte sia il cartaceo. Poi An Enchantment of Ravens di Margaret qualcosa, Rogerson, una roba del genere, che è praticamente questo libro che ha una cover sensazionale, che probabilmente sarà il motivo principale per il quale lo comprerò, che è sia amato sia odiato, cioè veramente un libro che ha opinioni molto contrastanti, cioè non c'è un mezzo, o lo si ama o lo si odia. E anche in questo caso si parla di fate e di questa ragazza che dipinge, perché è l'unica che può dipingere le fate, perché le fate non possono dipingersi, una cosa del genere, e probabilmente si innamorerà di una di loro, credo, però appunto è uno standalone, 300 pagine, quindi non so. Comunque sono molto molto curiosa di leggerlo. Ho poi Girls Made of Snow and Glass, non riesco assolutamente a vedere l'autrice da qui, però insomma questo libro che è una sorta di retelling di Biancaneve, che però so che si incentra moltissimo non tanto su Biancaneve e il principe, quanto su Biancaneve e la matrigna, quindi il rapporto con la matrigna. E sono molto curiosa perché le recensioni sono buonissime, è appunto un retelling diverso, cioè non c'è Biancaneve con un brutto rapporto con la matrigna da quel che ho capito, ma un rapporto diverso, quindi questo mi interessa molto. Poi The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, spero si pronunci così, di Mackenzie Lee, che sinceramente ho scaricato in primis perché ho saputo che questa autrice nel 2019 pubblicherà un libro su Loki, quindi
io ti devo conoscere prima che io legga del mio amato Loki. Però comunque so che è una storia molto bella, credo ambientata nell'Ottocento con relazioni omosessuali, quindi in realtà non so molto, ecco. Però so che è piaciuto a tantissimi, la cover è molto bella, appunto epoca credo vittoriana, e questi gentiluomini che si innamorano tra di loro, credo, vedremo. Poi ho Fire and Stars, questo libro lo voglio leggere prestissimo, non so se sia uno standalone o una saga onestamente, ma so di per certo che è una sorta di retelling di Robin Hood e che la relazione principale è fra questa principessa e questa fuorilegge, quindi finalmente una relazione omosessuale fra donne come cosa principale, un fantasy, appunto principesse, fuorilegge, credo anche magia, che però riprende Robin Hood, quindi mi ispira tantissimo. O poi Made You Up di Francesca Zappia, che sarebbe la stessa autrice di Eliza and Her Monsters, un libro che a Ileana di La Svamps è piaciuto tantissimo, dove si parla di schizofrenia, quindi non è un libro semplice da leggere, credo che io debba essere nel mood giusto per leggerlo, ce l'ho comunque qui, la cover è sensazionale come quella di Eliza, a me piace lo stile di scrittura di Francesca Zappia, quindi vedremo, però sono molto curiosa di leggerlo, devo solo essere nel mood giusto, perché ho letto e mi ha detto anche Ileana che non è un libro semplice da leggere, da prendere sotto gamba, bisogna starci molto attenti perché appunto si parla di schizofrenia, però mi incuriosisce tantissimo. Poi The Last Magician di Lisa Maxwell, che è il libro che Andrea di Leggo Scatto Viaggio ha osannato, motivo principale per cui devo leggerlo, insieme alla copertina bellissima, insieme al fatto che si parla di magia, ma da quel che ho capito in modo diverso, originale rispetto al solito, e si parla appunto di ultimi maghi, da quel che capisco dal titolo, ed è ambientato a New York, so che è molto bello, ci sono veramente tantissime recensioni solo positive, quindi anche questo non vedo l'ora di leggerlo, e questo, da quel che mi ha detto, se non sbaglio, proprio Andrea, sarà una trilogia o comunque una saga. Ho poi primo e secondo volume di questa saga, Shite, chi lo sa come si pronuncia, e poi il secondo volume Thunderhead di... non riesco a leggere l'autore, benissimo, però comunque questa duologia per ora, però forse sarà una saga, non lo so, dove, a parte le cover anche in questo caso sono bellissime, però, quindi appunto primo e secondo per ora, che parla di un mondo distopico in cui la morte non esiste e questa ragazza deve impersonificare la morte o deve comunque allenarsi per avere più o meno il ruolo della morte, credo di aver capito così dalla trama. Poi non lo so perché io ho questi ebook, li trovo in giro, li scarico eccetera, però in realtà poi non mi ricordo bene la trama perché sono veramente tanti, però questo anche mi ispira tantissimo perché soprattutto su BookTube America lo stanno amando tantissimo. Un altro libro che voglio leggere prestissimo, che appunto ho per ora in ebook e che ha una cover meravigliosa, è That Inevitable Victorian Thing, dove si parla di un mondo distopico in cui si è rimasti all'epoca vittoriana. E sapete che io amo l'epoca vittoriana, se mi seguite sapete che è una delle mie epoche preferite della storia, quindi mio Dio, voglio vedere questo futuro distopico in cui però si è rimasti all'epoca vittoriana. E anche qui penso si parli comunque un po' di magia, un po' di corti varie, perché appunto epoca vittoriana c'è ancora la corte inglese. E sono veramente curiosa, questo anche voglio leggerlo presto. Ora vi parlo di un libro di cui non so assolutamente nulla, perché l'ho scaricato semplicemente perché mi è piaciuto molto Histories All You Left Me di Adam Silvera, appunto ho scaricato anche il suo More Happy Than Not. Credo che anche in questo caso sarà un libro a tema LGBT, quindi relazioni omosessuali immagino, e non so se ci saranno tematiche forti come in Histories All You Left Me, in cui si parlava anche di morte e di appunto affrontare il lutto, non ne ho idea, però so che è molto bello, so che piace a tutti e comunque Adam Silvera penso che ormai sia una mezza garanzia. Ho poi The Cruel Prince di Holly Black, tutti stanno amando questo libro e io ho bisogno di leggerlo, anche in questo caso si parla di fate e di questo mondo in cui ci si ritrova, dove c'è questo principe crudele che io non vedo l'ora di conoscere. In realtà della trama non so nient'altro, so solo che lo stanno amando tutti, si parla di fate, di fantasy, di questa protagonista che sta piacendo a tutti, e quindi perché non leggerlo? E non vedo l'ora, anche in questo caso la cover mi piace da morire, spero di comprarlo presto perché è veramente bello. E poi finalmente voglio leggere qualcosa solo di Holly Black. Poi Because You Love to Hate Me, che è praticamente una raccolta di racconti scritti da tantissimi scrittori importanti come ad esempio Victoria Schwab e credo ci sia anche Marissa Meyer e Adam Silvera,
appena citato, in collaborazione con dei booktuber in cui si parla di cattivi, ad esempio credo ci sia la strega del mare, la morte, Moriarty, insomma tantissimi personaggi cattivi, because you have to hate me, perché appunto noi amiamo odiare i cattivi, nel mio caso ad esempio amo tantissimi cattivi e mi ispira tantissimo, però ho notato che le raccolte di racconti a me non fanno impazzire più di tanto, quindi ho un po' paura a iniziarlo. Vedremo, comunque voglio leggerlo abbastanza in fretta e spero di farlo comunque entro la metà dell'anno, mettiamola così. Poi Ross Poldark e The Melza, quindi i primi due libri della saga di Ross Poldark, che in realtà il primo l'ho anche in cartaceo, però insomma me lo sono scaricato anche in ebook, non si sa mai. E anche questo, mio Dio, ce l'ho da un anno, credo, più o meno il primo libro, a maggio. Farà un anno che in libreria non l'ho ancora letto e almeno appunto il primo libro vorrei leggerlo entro metà anno, insomma speriamo, perché comunque mi ispira tantissimo, io amo la serie TV di Pollark, quindi spero di leggere almeno il primo. Per ora in Italia però sono usciti i primi 4 volumi, 12 che sono in totale. O poi Il cacciatore dei draghi di Tolkien, che è appunto un piccolo libricino in cui Tolkien ci parla di questo cacciatore di draghi, anche in questo caso non è che io sappia benissimo la trama, però è Tolkien ed è sicuro una garanzia, e anche in questo caso voglio leggerlo presto. O poi Dopo di te di Jojo Moyes, che in realtà ce l'ho, ma non so se voglio leggerlo, perché non è piaciuto a nessuno, quasi, e aiuto. Cioè, non, io ho amato Io prima di te, quindi non voglio rovinarmi tutto con Dopo di te. Quindi vedremo, ce l'ho, non lo comprerò in cartaceo perché no, però ce l'ho qui, se mai nella mia vita vorrò leggerlo, lo leggerò. Poi All the Bright Places di Jennifer Niven, che è uno young adult che parla di suicidio, in realtà ce l'ho anche in cartaceo, però insomma ho anche questo, e anche questo vorrei leggerlo quest'anno abbastanza in fretta perché sono molto curiosa, perché questo libro a molti è piaciuto, a tantissimi no, quindi vedremo. Ora vi cito una serie di titoli che ho, ma che non so assolutamente, cioè non mi ricordo proprio di cosa parlano, perché li ho scaricati tantissimo tempo fa e proprio non mi ricordo, cioè vi giuro, mi dispiace, è inutile anche che io vada a vedere la trama e ve la dica, però se voi conoscete questi titoli sapete dirmi sicuramente di più. Il primo è How Our Chemical Hearts di Crystal Sutherland, che è uno young adult, so solo questo, che è uscito anche in Italia con I nostri cuori chimici, però a molti non è piaciuto, quindi in realtà non so se leggerlo o meno. Se voi l'avete letto fatemelo sapere. Poi ho Song of the Current di Sarah Talkster, una roba del genere, che è un fantasy... punto. Non so nient'altro se non che ha una copertina bellissima e che a quanto pare c'entra una canzone della corrente. Boh, vabbè, comunque sembra bello. Cioè, le recensioni sono molto belle. Stessa cosa, perché non mi ricordo la trama, l'ho letta più o meno un anno fa da quando è uscito, anche di più, però mi ispira tantissimo. Cioè, mi ricordo che mi ispirava tantissimo la trama, ma... non me la ricordo. Comunque, Strange the Dreamer di Lainey Taylor, sono molto molto curiosa. In realtà non so se aspettare la traduzione italiana che dovrebbe esserci quest'anno, non lo so, però quest'anno allo stesso tempo esce anche il secondo, a ottobre, quindi boh, vedremo. Poi gli ultimi che vi cito sono Chaos di Patrick Ness, che tutti mi consigliate di leggere, credo sia una trilogia, credo un mondo distopico, ragazzi veramente scusatemi ma non ne ho praticamente idea. E poi gli ultimi due ebook che vi cito, che sono dei fantasy, che mi ha mandato Ileana, di Oma che ansia, però non so assolutamente di cosa parlino, sono The Black Witch di Laurie Forrest, vi giuro non so niente, e House of Furies, che in realtà mi mette un po' d'ansia come titolo, però insomma questi due veramente non so assolutamente di cosa parlino. E quindi arriviamo alla fine, quasi sono tutti gli ebook che ho qui dentro, sono tantissimi, me ne rendo conto, probabilmente non mi basterà una vita per finirli, però ci sono alcuni che voglio leggere più di tutti, come ad esempio The Queer Prince of Fire Stars, That Inevitable Victorian Thing, insomma non vedo l'ora, ci sono veramente alcuni che voglio leggere presto e spero di farlo. Comunque questi tutti gli ebook che ho qui dentro, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, magari avete conosciuto dei titoli che non conoscevate, fatemi sapere se voi avete letto alcuni di questi libri, perché appunto sono tutti libri che io non ho letto tranne The Falconer, e fatemi sapere appunto se magari avete altre informazioni su questi altri libri che vi ho citato e di cui io non sapevo assolutamente nulla, che brava, però niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascerò comunque
comunque tutti i link per acquistare questi libri qui sotto nell'info box, insieme a tutti i link dei miei social. Vi ricordo che su Instagram spesso faccio dei sondaggi per chiedervi se vi piacerebbe vedere un video o meno. E niente, tutti i link degli altri miei social qui sotto, come al solito, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!